Allora, al Music Day e alla postazione del Cinema Musical Club è un amico, un collega, un giornalista. Qui si parla di cult e di mito, mitico anche lui, da già 2001 in poi, Maurizio Baiata. Basta che tu non dica che io sono diventato un personaggio cult, perché sai che cosa vuol dire? Praticamente il viale del tramonto. No, il cult è proprio, direi, la mamma o il papà della musica da film. Il mio intervento di prima portava al ragionamento sulla musica strumentale, che è fondamentale secondo me, laddove c'è una grandissima inventiva da parte degli artisti che non hanno alcuna possibilità di sfogo, e soprattutto quelli che operano sul piano individuale anziché in gruppo. E il lavoro è quello della ricerca del suono privo della parola per potersi esprimere. Secondo me quindi la valorizzazione, il potenziamento dei mezzi offerti, o meglio proprio del messaggio della musica da film, soprattutto della Cinevox, attraverso questa operazione, chiamiamola iniziativa, vuol dire una grande cosa, vuol dire che la cultura musicale, anche attraverso il vinile, ha uno spazio, non è più usa e getta o semplicemente da consumare. Maurizio è uno di quei casi di full immersion nel settore, perché oltre a essere uno dei critici musicali più importanti che in Italia abbiamo, uno dei miei colleghi preferiti tra l'altro, Maurizio, anche qui siamo nella patria del vinile, ha anche diretto, dato vita a un'importante organizzazione, la Giungla del Vinile, che a Roma, insomma, lui ha veramente, con la sua esperienza di critico ma anche di legame al mondo del vinile, ha dato vita, ha aperto questo spazio, quindi qui tu ti trovi abbastanza a casa. Beh, il vinile è dove io sono partito, come te peraltro, al di là del lavoro giornalistico e quello della passione smodata per il possesso di un determinato album o addirittura un oggetto, un 45 giri, non mi contraddistingue. A me piace la bella musica, quella che piace a me ma può piacere anche agli altri, e che in Italia credo che il massimo rappresentante degli ultimi 50 anni, perché voglio dire, se è cominciato nel 70, siamo nel 2020, ho come l'impressione che questo signore sia il massimo rappresentante della musica italiana. Noi su Oz Journal, che è il giornale che Maurizio dirige, Oz, sì, Journal, uno delle ultime creature di Maurizio. Sì, che però cambia nome, diventa Oz Orizzonte Zero, perché la situazione della... quello che noi vediamo nel mondo in questo momento, anche attraverso la musica, è che questa massificazione, questo appiattimento culturale della musica non può essere per sempre. Se non è attraverso il vinile e se non è anche attraverso il CD, il recupero del CD, pur tuttavia dalla sua matrice digitale, noi non abbiamo la capacità di rapportarci con la musica che è quella che partecipiamo a casa, che, con la quale noi ci riconosciamo. Questo è fondamentale, perché il resto, che nell'arco di un secondo puoi mettere su una chiavetta e puoi ascoltare in cuffia qualcosa che poi ti dimenticherai di aver sentito, vuol dire che non c'è partecipazione. Il vinile e anche il CD, secondo me, hanno la musica nel cuore. Non ce l'hanno così per consumare. A proposito di questo numero speciale su Franco Battiato, c'eri pure te in questo. Certo, naturalmente. Ma intanto io parto dagli inizi, proprio ai primordi, quando anche in Italia le copertine dei dischi, così come avveniva con i dischi del cosiddetto pop, che era già rock, o del prog inglese americano. Dillo te, questa immagine qui, ecco. Chi l'ha inventata? Ecco. Non è un'invenzione di Franco, è
un'invenzione del maestro, del grande Gianni Sassi, che ha creato la Cramps, che era immagine e suono veri, Iaria, Demetrio Stratos, John Cage, eccetera eccetera. Utilizzò la figura di Franco Battiato in una copertina. Pensa che Gianni Sassi era l'art director di Cassina e Busnelli, di Poltrone, così come Oliviero Toscani lo è per la Benetton, e utilizzava il know-how e i danari di Cassina e Busnelli per finanziare la musica progressiva, l'avanguardia e le copertine. La famosa copertina di Battiato, Pollution, che rese poi anche Battiato famoso dovunque, e la si deve a Gianni Sassi. Tu qui hai spaziato ovviamente. Abbiamo spaziato enormemente, non tanto sulla discografia di Franco, che è ben nota, ma sull'analisi dei contenuti della sua vita. Abbiamo cercato di ricostruirla millimetricamente, da quando lascia la Sicilia, il Giarre, diciamo così, per poi ritornarci a vivere, e trasferendosi a Milano, incontrando Claudio Rocchi, lavorando con i musicisti milanesi di avanguardia dell'epoca, impara a capire che bisogna scardinare le regole, tutte le regole, non soltanto quella del pentagramma, ok? Esatto. Perché viene da Cage, Stockhausen, ecco, esatto. Non basta quello. Serviva altro, e comunque già allora c'era questa fusione fra immagine e suono, che rivediamo fortunatamente. I giovani soprattutto scoprono il vinile proprio perché scoprono l'oggetto.